Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video su Assassin's Creed Rogue. Secondo episodio, guardate questa vista, l'abbiamo vista. Questa vista l'abbiamo vista più volte in Assassin's Creed 3. Ragazzi, vi ricordo sempre di dare un gran supporto ai video di Assassin's Creed. Perché? Perché se volete che continuo a portarvi gli Assassin's Creed, beh, più supporto vedo e più sono invogliato a portarvene sempre di più. Quindi ragazzi, il vostro supporto, ma anche per il canale in generale, non è che vi devo mentire, è molto importante, ok? Sia per i video di Assassin's Creed che per il canale in generale. E oggi siamo qui, in questa immagine, secondo episodio. Ho cacciato una lepre e credo che per sbloccato qualcosa. Oh, potenziamento salute 1, pelle di lepre. Ma perché no? Ma perché no? Ok. E quindi siamo anche un pelino potenziati. E ok, andiamo alla missione, ragazzi. Allora, Shay sono andato a vedere. Ok. Non la storia, ovviamente. Shay dovrebbe voler dire falco. E Cormac, figlio del corvo, una cosa del genere. Non mi ricordo. Dovrebbe essere figlio del corvo. Quindi, falco figlio del corvo. Ok. Andiamo. Dove si va? Ovunque ci conducano i Templari. Liam, non è proprio da te partire senza un piano. Sono senza piano. Scegliamo noi dove combattere. E noi siamo più forti sul mare. Hai ragione. Salpiamo allora. Questo può essere assolutamente vero. Anche perché, dopo tutto quello che abbiamo fatto su Black Flag, credo che in mare ce la caviamo benissimo. Attenzione, lì c'è un'isola. Fuori controvelati. Abbiamo solo una pista, Shay. Speriamo che ci porti vicino ai manufatti. Quindi Achille ti ha dato questa missione? No, io devo assegnarti una missione. Cerca di scoprire cosa ha rubato Macandal. Devi recuperare la scatola dei precursori e il manoscritto. Ecco il tuo carico. E qual è il tuo? Guardarti le spalle. Achille non si fida molto di me, vero? Tempo al tempo, Shay. Fallo per lui, per noi. E otterrai ben più della sua fiducia. Liam, tu sai cosa sta scrivendo Achille? Vedo che sta sempre nel suo ufficio, sepolto dalle carte. Tiene registri, scrive resoconti, studia quel poco che si sa dei frutti dell'Eden. E ovviamente si tiene in contatto con gli assassini degli altri continenti. Ovviamente. Liam, sei proprio un palo nel culo quando dai per scontato che tutti sappiano quello che sai tu. Che posso farci se Achille vuole che sia informato sulle nostre controparti in Europa e altrove? Chi sei, il figlio prediletto? Connor è il figlio prediletto, e l'unico. Allora è il suo erede. Connor erediterà la sua casa. Tu sarai mentore. Vedremo. Come vuoi. Principe reggente degli assassini. Chiamami di nuovo così e ti do in pasto agli squali. Ti ha alleato in vista, credo sia forte la sua. Ci siamo, quindi. Dovremmo esserci. Mi stavo intrippando con le canzoncine. Il vento non mi piace, capitano Corno. Proprio adesso doveva arrivare il vento. Vabbè che tanto ormai... Ammainate le vele! Sono arrivato. Ehi là! Che succede, raga? Vediamo un po'. Credimi, venderesti chili di quelle ragoste in Francia. Ah, ecco il venditore di cavoli. Era ora. Abbiamo un indizio su quel manoscritto. Mi stupirebbe sapessi leggerlo. Nessuno ci riesce, imbecille. Ecco perché i Templari ci stanno mettendo tanto. Ma un alleato li ha spiati per conto nostro. Un pirata? Una spia amica dei pirati. Salperemo per anticosti.
Sarà un buon banco di prova per quella latrina che chiami nave. Quanto possiamo fidarci dei pirati? Li considero come fratelli, Shay. Quando sarà il momento, ci aiuteranno a combattere i Templari. Se solo gli inglesi si rendessero conto che i Templari li stanno mormorando. Quindi i Templari hanno davvero in pugno le colonie? Non proprio, ma la loro influenza è molto potente. E la spia che dobbiamo incontrare? Non devi preoccuparti di Le Chasseur. È fedele alla fraternita. Ha degli amici in entrambe le flotte, quella francese e quella inglese. E conosce quello che succede da queste parti più di quanto tu possa mai sperare di sapere. Liam, cosa mi puoi raccontare di Adewale? È evidente che lo ammiri molto. Sì, ho avuto l'onore di lavorare con lui. Non ho mai conosciuto nessuno così dedito alla causa. Ma non è solo questo. Adewale era già una leggenda prima di unirsi alla confraternita. Era un pirata, il flagello delle Indie Occidentali. A contatto con personaggi come Barbanera, Woods Rogers e Calico Jack Rackham. Sì, ma non ha parlato di Edward. Il cannocchiale. Ok. Tieni premuto in alto. Ok, perfetto. Vediamo, vediamo. Manca molto, capitano. Quelle sono due cannoniere. Lì, capitano. Un vascello inglese. Mi pare che sia in pericolo. Va benissimo. Forse dovremmo aiutarli a finire in fretta in fondo al mare. Ah, ecco. Siamo lì. Affrettati. È pieno di merci reali. Guarda con il binocolo. Dai un'occhiata. Ho visto, visto. La giornata giusta per alleggerire le tasche di Re Giorgio. Attenzione. Basterà qualche sparo per bloccarli. Non esagerare o affonderà con tutti gli uomini. La merce che porta. Possiamo salire a bordo e predarla prima che se ne accorga. Fuoco! Al vostro segnale, capitano! Pazienza, pazienza un attimo. Voglio tutte le vele! Aprite tutte le vele! Fuoco! Attenzione, capitano! Dai, resistiamo! E dopo la facciamo l'orca. A parte che mi sa che non ce l'abbiamo le qualità per poter fare l'orca, però. Ok, proviamo ad accelerare un attimo, perché questi stanno scappando via. Assurda sta roba. Oh, ma quanto sono veloci. Andiamo via dal vento. Fagli vedere chi sei, capitano. Forza, uomini. Ok. Il destino è nostro. Si parte. Ti è piaciuto? Oh, bravi. Direi che è andata bene. Anche perché, ragazzi, dobbiamo ottenere 30 unità di metallo, eh. Oh, le abbiamo già prese. Ripara la Morrigan. Ripariamola. Guardatelo. Fierissimo. Capitano, il mare da qui ad Anticosti è pericoloso. Rinforziamo la Morrigan prima di proseguire. C'è un capitano di porto qui vicino. Spendiamo i nostri soldi in miglioramenti. Non sapevo ci fosse una confraternita ad Haiti. Sì, François McCandall è il mentore. Molti dei suoi sono reclutati tra i Maroon. Sono gli schiavi fuggiaschi e i loro figli, giusto? Esatto. È un peccato. Scappati da condizioni orribili e poi uccisi. Ma Haiti è una colonia francese, no? Sì, guarda. E qui gli assassini aiutano Re Luigi. Ma ad Haiti i francesi possiedono gli schiavi che vengono liberati dagli assassini. La nostra battaglia va al di là della politica scena.
Anticosti non è molto lontana. Mantieni la rotta, capitano. Ok, e intanto ne abbordiamo un'altra. Eh sì ragazzi, così accumulo più merci e vedo un pochino anche dopo come impostare le cose. Oh, ci è arrivato, incredibile. Fregato. Andiamo anche di spade, raga. Pugnale e spada. Che figata! Lo stile di combattimento di Shei è diverso perché è il pugnale. E non è per niente male, vi devo dire. Oh! L'hai con me? Grandi. È questo il posto? Ci sono solo pescatori con i loro attrezzi. Sì, la pesca è fondamentale per Terseo. Ma andrà benissimo per quel che ci serve. I francesi furono i primi a pescare qui, ma Re Giorgio pretende sempre di più. E i locali stanno nel mezzo. Ammainate! Ammainate! Calate l'ancora! Beh, effettivamente a guardarla così non è un granché, però, beh, ragazzi. Cosa vuole di più? Di roba ce n'è effettivamente sull'isola, per sé. Ok, quindi possiamo potenziare la nave qui? Ok, devo andare più in là. Perfetto. Andiamo a potenziare la nave allora. Ehi, aspettate. Puoi potenziare la nave dal portuale, ma ti serviranno le materie prime. Le abbiamo già recuperate, zio, basta. Quindi posso farlo già qui. Di cosa avete bisogno oggi? E chi ti aveva visto, scusami? Acquista, potenziamenti, scafo corazzato. Noi abbiamo 2003, costa 500. Io direi che ci siamo. Grande. Oh, ma per andare avanti devo... A parte che non abbiamo il legname, però devo proseguire con la storia. Cannoni da bordata. Non male neanche qui. E tutto il resto progredire. Progredire e progredire. Ok, quindi faccio questi due, dai. Beh, raga, scusatemi un attimo. In questo momento abbiamo 6 cannoni. Li facciamo diventare 9. Io direi che... Siamo proprio alla stragrande, dai. Perfetto. 3 cannoni in più, quindi. Da 6 a 9. Poi si passa a 11, 13, 15, 17. Su ciascun lato. Quindi 34. 9 cannoni da bordata su ciascun lato. Ok, quello che potevo fare credo di averlo fatto. Tutto il resto serve proseguire con la storia. Ma la nave è potenziata. Wow. Ci siamo. Ok. Grazie per la fiducia, capitano. Fai vela per il forte. Ah, dobbiamo già andare via, quindi vediamo. Allora, fai vela, quindi, ma non arrivi. Ho brutte sensazioni, mi sa che dobbiamo conquistare un forte. Ok. Guardate qua, ragazzi. C'è la parte sotto, è qua. Ma dai. Però non posso entrare. Vabbè. Non c'è l'ingresso. Dovremmo rimetterci in rotta per Anticosti. D'accordo. Okay. Le chasseur ci sta aspettando. Il mare da qui ad Anticosti è pericoloso. Ma la Morrigan è abbastanza resistente. Ma poi penso che non abbiamo neanche problemi. L'abbiamo appena potenziata. Pericolo seminato, Shei. Ok, andiamo. Ah, perché è la zona rossa. Vabbè, va bene, oh, dai. Facciamo il nostro lavoro, forza. Ehi, di bordo! Altri pescatori da per sé. Navi nemiche! Stanno facendo affondare i pescherecci. Penseranno che i pescatori abbiano invaso la loro zona. Codardi, la pagheranno! E guarda caso, sovrappongono proprio tra noi e Anticosti. Che dici se facciamo affondare? Una volta tanto mi trovo d'accordo. Ma veramente, facciamoli affondare. Ok,
pensate questi, oh. Ora li facciamo fuori tutti. Hanno ucciso i pescatori così random. Ma pensa a te. Poveri pescatori. Ok, andiamo avanti con le altre che... Non pensiamo troppo. Spacchiamo le basi. Ok. Sono tanti, erano veramente un bel po', però... Se riusciamo a sparare nei momenti giusti... Chi manca? Ma dov'è quella? Ti becco lo stesso, Wow. Ce l'abbiamo fatta? No! Di un pelo. Presa. Al vostro segnale, non so se è a fuoco, ok. Però ce n'è un'altra adesso. No. Oh, va che non sei un brigantino, non ci puoi venire addosso, Dai, ragazzi, affondiamoli senza pensarci troppo, Cioè, niente abbordaggi o cagate varie. Ok. Ora andiamo. Non manca molto per l'isola di Anticosta. Ma il tuo amico spia è già lì ad aspettarci. Ehi, spero che le chasseur abbia altre informazioni sul manoscritto. Può darsi che abbia già scoperto come funziona tutto. E io sono l'imperatore di Roma. Ave Cesare! Ok, ragazzi, dobbiamo andare appunto a capire... Aria salata, cielo ovunque, in mezzo all'oceano, un uomo è davvero libero. Che ne pensi, Liam? Siamo qui per una ragione, Shay. Non distrarti. E a che serve la libertà, se non puoi nemmeno assaporarla e godertela? I Templari infestano il continente come una piaga. Finché ci saranno loro, non mi sentirò libero. Io penso che dovremmo soltanto parlare con loro, invece di stare nascosti. E che faresti? Un bel sorriso e un augurio di buona giornata mentre ti ammazzano? Certo che no. Sono bastardi assassini che vogliono dominare il mondo e i popoli. Non dimenticarlo. E noi non abbiamo niente a che spartire con loro. Eccola lì. Anticosti. Le chasseur dovrebbe essere lì. E se siamo fortunati, saprà dove trovare il manoscritto. Shay. Attento, capitano. C'è un gran brutto vento. Shay ha detto la stessa cosa che ho detto io, ma la stessa cosa che poi entra nel dubbio dei vari nostri protagonisti, cioè... Ma non sarebbe meglio parlarci, trovare una soluzione che vada bene per tutti? Manca molto, capitano. Questa continua guerra. Shay. Tracca qui, capitano. Lo ha detto. Siamo all'inizio. Giunti all'isola di Anticosta. Il vento non mi piace, capitano. Via dal vento! Chiudete tutto! Vai avanti, Shay. Noi ti raggiungeremo al forte. Shay lo ha detto all'inizio dell'avventura, non alla fine. Fateci caso. Cioè, lui ha già il dubbio che forse stiamo esagerando con tutta questa guerra. Ah, qui il rum fa schifo. Fammi vedere. Non è rum. Perché sono arancioni e non rossi? Forse perché non sono nemici. Potrebbe essere, Non credo che farmi vedere da loro sia un problema. Intanto qua c'è qualcosa, ragazzi, Vediamo se riesco a prenderla. Tanto non è lontano. Porca, ma non c'è niente qui, A meno che non è qua dietro, eccola lì. Ma... Il favore della sorte. Vediamo soprattutto cosa ha da dirci la spia, ragazzi. In questo momento è molto importante. La spia è lì dentro. Ok. In teoria questi soldati possono vedermi, quindi l'importante è non entrare nelle varie zone colorate. Loro hanno le giacche arancioni e i segnalini sono arancioni. Vorrà dire qualcosa? Per le navi francesi pronte ad attaccarle. Chi di loro ha più navi, lo sai? Parla con la spia. Louis Joseph, come vanno gli affari? Non abbastanza bene da sfamare la mia famiglia. Se vuoi carne, depreda più briganti inglesi. Ne trasportano un sacco.
Già, le loro fattorie irlandesi ne sono piene. Proprio un'ottima organizzazione. Molto meglio di quanto farebbero i locali. Beh. Guarda un po' qui. Ho preso in prestito questi progetti dalla marina inglese. Non ho mai visto niente di simile. Bene. Ci serviranno armi più potenti. Le chasseur, permettimi di presentarti un amico. Si chiama Shay Cormac. Signori, buone notizie. Su questa stessa nave ho intravisto il manoscritto che cercate. Era redatto in una lingua esotica, a me incomprensibile, piena di disegni. Piante e animali degni di un vero piomane. Non c'erano delle carte, nessuna mappa? No. Forse è necessario qualche codice, ma né io né gli inglesi lo conosciamo. Dov'è il manoscritto ora? L'uomo che l'aveva agiva per conto di un certo Washington. Conosco quel nome. È un importante templare, non è vero? Già. Lawrence Washington aveva grandi ambizioni e i templari l'hanno aiutato. Shay, andiamo a cercarlo. Ti siamo debitori. E quindi questa è la spia. Buono. Strano. Non chiedetemi cosa sto facendo, eh? Ok, vediamo come si gira quell'altro. Sembra rimanere così. Wow. La giocata di Shay. Ho preso della prosperità che aumenta. No, veramente? Guardate, ragazzi, la prosperità. Se trovo in giro della prosperità, praticamente aumento quello che trovo negli scrigni. Allora, 7,5% in più di risorse da navi e avamposti e 15% di guadagno dei restauri. No, non è questione di scrigni. Wow, ragazzi. Quindi se trovo ste prosperità le devo prendere. Assolutamente. Qui abbiamo una sincronizzazza. E l'andiamo a fare. E poi vediamo un pochino cosa c'è qui sotto. Sì, ragazzi, ho visto due simboli abbastanza interessanti. Voglio andare a vedere di che cosa si tratta. Vediamo. Dovrebbero essere qui sotto. Porca miseria. Ok. Sta ghiacciando. Raga, sta male se sta troppo in acqua. Dov'è? Eccolo. Ok. Wow. Caspita, ragazzi, se trovo tutte le scritture ci sarà un messaggio nascosto. Ma che cavolo? Vediamo, di che cosa si tratta. Quante cose in sto episodio. Una lettera. Guardate, questa è la pittura che ho trovato. Mentre lo spirito buono agiva alla luce, lo spirito malvagio stava tramando nascosto nell'ombra. E poi ce ne sono un bordello, che però non possiamo leggere. Dall'altra parte abbiamo le lettere di guerra, e questa qui è quella che ho appena trovato. Il maestro Johnson a New York è stato da poco nominato colonnello dei guerrieri delle Sei Nazioni. Wow, non solo è esperto e affermato nel commercio locale, ma le sue relazioni con i Mohawk potrebbero tornarci utili in futuro. Suggerisco di iniziare subito a mostrarci amichevoli nei suoi confronti. Nel frattempo ho cercato di convincere i miei suoceri a dare vita a un'attività commerciale un po' più vicina a casa. Lawrence Washington. Ovunque metta piede questo Lawrence Washington. Liam! Finalmente inizia a entrare nel giusto spirito. È un templare e un politico. Serve altro? Bene. Mollare l'ancora!
Scusa, ma da quando Chevalier può darci ordini in questo modo? Siamo assassini, proprio come lui. Ha più esperienza e conosce meglio queste acque. Perciò da queste parti comanda lui. Senti, mi comanda a bacchetta anche alla tenuta. Quindi conosce anche la terra meglio di me? È un cane da tartufo? Oltre rispetto, Shay. Lui dovrebbe rispettare me, Liam. Io rischio la vita come tutti qui. La rischi anche di più, direi. Ma il punto è che Chevalier riflette e pondera prima di prendere una decisione. L'esperienza accumulata glielo permette. Mi domando quanta esperienza mi serva ancora prima di poter decidere quando svegliarmi o agire. Posso dirvi che Shay si sta lamentando tantissimo sia degli altri assassini che del fatto che questa guerra tra assassini e templari potrebbe non esistere. Occhio, La scala è via dal vento! Ci siamo, ragazzi. Ok, questo era il nostro obiettivo. Andiamo. Bello. Bel salto. Progredisci nella storia per sbloccare questa attività. Ma di quale attività parla? Chissà. Vedremo. Intanto è praticamente lì sopra. Vediamo se ci posso arrivare da qui. Oh, c'era la scala, Shay, ma fa niente. Ok, poi c'è quest'albero. Fantastico. Ma quella è Hope? Eccomi qui. Fatto presto, vero? I templari vogliono scoprire la natura dei manufatti. Le loro spie hanno consultato medici studiosi a New York. E hanno interrogato anche un gran numero di tribù. Già, mostrano il manoscritto a destra e a manca. Ma nessuno ne decifra la scrittura e tantomeno le immagini. Però abbiamo un nome. Sappiamo che Lawrence Washington fa girare il manoscritto. Lawrence Washington. Uomo d'affari, politico della Virginia e templare d'alto rango. Di recente è tornato dalle Indie Occidentali. Il suo maggiordomo è stato visto ricevere un pacco. Allora quel pacco gli verrà consegnato presto. Shay, scopri cos'è e trova Washington. Fatto questo, indaga per bene a riguardo. Preparo la Morrigan. Dovremmo essere vicini. Sì. Eccola, lì! Bene, gente. Silenzio ora. Lawrence Washington è un uomo d'affari. Un negriero, un capo templare. Abbiamo perso le sue tracce un anno fa. Di recente ho saputo che era alle Barbados, ma non ho avuto conferma. Ora pensi che abbia qualcosa a che fare con il furto dei manufatti. Dico bene? Io non lo escluderei. Haiti non è lontana dalle Barbados e il suo ritorno alle colonie coincide perfettamente con l'arrivo dei manufatti. Non possiamo permettere che i templari controllino le colonie. Comunque vada, Lawrence Washington deve morire. Mi assicurerò che accada. Roccia, via le vele, via! Spiegate e cazzate! Volevo passare da questo lato, ma ho spaccato praticamente tutto. Perfetto. Via le vele alte! Vediamo un po' come si comporta. È già passato dall'altro lato? Così non va. Shay, segui quella nave fino a terra. Ci penso io. Fai passare la Morrigan da un'altra parte. Sì, capitano. Segui il pacco e trova Washington. Fuori contro velacci. Ok. Riducete le vele! Forza! Via i coltellacci! Giù i velacci! Vele chiuse! Giù l'ancora! Caspita, che casino. E ricorda quello che ti ho detto. Washington deve morire. Stai calmo. Dai. Mollare. Caspita.
No. Non posso salire qua. Ho sbagliato. Ma forse la riesco a recuperare. Anche perché poi non sono lontano, quindi sta attraccando qua di fianco. Ruba il pacco. Sì. Ok. Caspita, però è pieno di guardie qua. Oh, che figata che mi fa vedere fin dove raggiunge. Quello non lo becco. Però... ok. Lì ci sono altre due guardie. Come ci arrivo? Allora, potrei farle fuori, per carità. Però... non capisco bene che strada fanno. Mentre ho la strada libera per andare di qua. Vediamo. Ecco, vedete, stanno veramente poco. Però ora ce la giocheremo. Non ci dovrebbero essere problemi. Fischia, pugnale, spada, ragazzi. Che roba. Uno dei due non deve guardare. Vediamo, magari ci riesco, eh. Ah, sono tre. No, raga, no. Sono tre. Va. Facciamo finta di niente. Quell'altro è andato via. Ora, se riesco a fregare questo... ok. No. Ma non iniziare questa roba, eh. Dai. No. Non iniziare questi scherzi. Ma raga, ma perché sono stato... è colpa mia, perché avevo fretta. Fretta, fretta. Maledetta fretta. E che non voglio annoiarvi, capito? Aspettando i momenti giusti. E questo mi fa... mi fa perdere... queste situazioni. Me le fa fare un po' così. Ma non ho capito, perché non mi... dov'è il pacco da rubare? Oh! Ah, è qua. Ma chi è che sta arrivando? È questo? Ma che cos'è? Ma che ne so? Un fucile. Un fucile. L'abbiamo detto insieme. Ehi tu! Resta! Dove sei? Ma come può essere? Nessun rumore. Grazie del regalo, signor Washington. Beh, abbiamo praticamente i dardi soporiferi e del furore, però questa volta con un fucile e non con la cerbottana, giustamente. Figata. Questa sì che è una sorpresa. Non l'aspettavo proprio. Ora devo trovare Washington e interrogarlo. Ok, mi dice che c'è ancora qualcuno, ma ormai è andato quello lì, non capisco. Però adesso... posso provare ad avvicinarmi magari più facilmente. Allora, vediamo. Selezioniamolo. È questo qua, ok. Questo è del furore. Ok, perfetto, andiamo. Vediamo un pochino cosa posso fare. Qua c'è un altro scrigno. Qua l'avevo già fatti fuori tutti, quindi... probabilmente non troverò problemi. Fermo lì, fermo lì. Ok, direi che... l'obiettivo secondario è fatto, ora posso andare alla mia missione. Quanti sono? Ora c'è da divertirsi. Ok. Andiamo anche sul ciccio pasticcio, così almeno c'è, ci sono schiaffi veramente indigesti. Guardate che casino, già si sono fatti fuori in 3-4. Lì c'è scoppiata una bombetta, uno è morto. Oh! Incredibile. Salve. Cosa è successo qua? Oh,
Direi che per ora sta andando bene. No, signora, non pianga. Non faccia così. Sincronizzazza. Ok, ragazzi. Wow, devo trovare Washington e ovviamente c'è da capire bene il tutto, eh. Ma guarda un po'. Anche se qua ormai ho fatto quasi fuori tutti, quindi... Cioè, in realtà potrei andare direttamente da Washington. Il cerchio verde è qui. Guardate un po'. Ma dai. Assurdo. Che bella immagine. Ok. C'è una musichetta, quindi vuol dire che è qua vicino. Ma che sta ballando? Fratello, sei sicuro di non volerti sdraiare? No, sto bene, George. E George? Occupati degli ospiti per me. Scendi in cantina e offri loro qualcosa di speciale. Certo. Signori. Mio fratello è un faro in una terra martoriata. Chiedo soltanto una cosa prima di morire. Lasciatelo in pace. Non deve essere coinvolto negli affari dei Templari. Rispetteremo tale volontà, signore. Vi ringrazio, signori. Signor Smith, state per intraprendere il viaggio? Sì, signore. Tornerò con le risposte. Signor Wardrop, siete coinvolto anche voi dal manoscritto? Signor, sì. Ne scopriremo il senso. Allora vi prego di andare. Washington non riesce nemmeno a reggersi in piedi. Sarà meglio che tu abbia ragione, Liam. Perché sto per uccidere un moribondo. Caspita, davvero. Oh. Scusa. Scusa. Ma sti due? Ok. Allora. A vederla così è piena di soldati al centro. Qua sopra c'è un cecchino. Fuochi d'artificio ovunque, cecchinelli. Ok. Ok. Ci siamo. Ma penso già di essere in una zona un po' più nascosta, no? Fischia, ma guardate cosa devo fare. Ma chi? Ah, il cecchinello, eh? Dormi, va. Però lo devo raggiungere. Come cacchio lo raggiungo? Lì c'è la scala. Se no devo andare sul retro. Però ci sono anche quelli centrali che mi guardano. Cioè, che casino. Ah, ma qua ci sono i campi. Ora ti vengo a prendere. Check-in house. Prima che si sveglia, magari, sai. Occhio che sta guardando in giro. Occhio. Un po' di pazienza, ok. Ma non ha più il fucile? Cioè, una volta che ti svegli non puoi più sparare. Non cadere giù, eh. Non cade... Bravo. Ok, Washington fa questo giro. Controlliamo, eh. Da qui posso vedere. Fa questo giro. Si ferma in mezzo a quelle persone. Potrei mimetizzarmi in mezzo a loro tre, ma sarebbe la giocata della vita. Cioè, se riesco a far sta roba... Mamma mia. Poi va anche lì. Sembra esserci una panchina lì però, eh.
Interessante quella panchina lì. Molto interessante. Ok, devo provare a scendere e praticamente mimetizzarmi nelle panchine. Ma c'è un'altra qua sotto. Vediamo. Ok. Devo riuscire ad andare in quella panchina lì. Se riesco ad andare in quella panchina lì, è fatta. Ora però non posso alzarmi finché gli altri soldati... Ecco, per questo io non voglio fare le cose con calma, capito? Perché sennò vi annoiate a vedere tutta sta roba. Anche se poi l'Assassin's Creed è così, cioè non è che... È bello anche vedere tutte queste tattiche, no? Però passa molto tempo, capite? Ora Washington deve rifare tutto il giro e tornare in quella panchina. Beh, farò il taglio. Una volta arrivato alla panchina, taglio. Però prima di tutto devo capire se qualcuno mi sta guardando. È un casino, eh? Un bel casino. La tento. No, ho sbagliato, vedete, mi hanno visto. Non è facile, eh? Ora, speriamo che questo venga qui, perché così almeno la facciamo finita. Te ti mando a cagare. Dove va? No, no, vieni qui. Vieni. Sì, signora, ma forse lei ha bevuto un po' troppo. Ok, proviamo adesso. Senza correre, perché... Dai, Washington, che ti aspetto. Sembra che qualcuno abbia lanciato le stelle in cielo. Vero, signora? Se lei la smette anche di bere e di drogarsi, magari. Ma che sta arrivando? Bene, ok, turno dei tre. Ma anche la panchina, ragazzi, figata. È solo che non ho una bella inquadratura, eh. Forse devo far tipo così. No, nemmeno. Santo cielo, che visione! Signora, ma finito? Ma che droghe usa? Attenzione. Sei in ritardo, assassino. Non è mai tardi per sventare i piani templari, signor Washington. Ma i miei piani sono già in atto. E poi, attirandoti qui, ho dato ai miei il tempo di fuggire. Grazie per aver abbreviato la mia fine. E grazie... per avermi svelato il vostro piano, astuta serpe. Bomba fumogena. Ok, vediamo di farlo subito perché sennò non scappo più da qua. Bombetta, bombetta. Oh no, ce l'avevo già. Vabbè, non dirmi di selezionarla. Allora. Spero che tu abbia portato qui la nave. Ok. L'obiettivo di là. Cos'è, un mortaio, quello? Ehi, così non vale! Ciao. Quante ne ho ancora? Tre. Tanto da fare, raga, tanto da fare. Ma che agilità! Voilà! Ci stanno pigliando... Che sta succedendo? Ma c'era l'albero, perché non è salito sulla... Ma vaffan, brother. Ok, dai. Queste acque sono piene di nemici. Ci ha preso, capitano. Via. Che si chiama? Cosa cacchio sta succedendo? Queste gabbie contro velacci. Sì, e poi, guarda qua. Ma porca miseria. Non ho ancora altre armi. Stiamo andando addosso. Ma certo. Non sono al nostro livello.
Dai, 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 proviamo a scappare. Porca miseria, ragazzi, ma così? Questo è un mega salto bello e buono. Cioè, datemi il tempo. Abbiamo appena fatto la figata con Washington dalla panchina. Dai. Cerchiamo di fuggire. Dai, 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 non mollare. Ok. Provo ad andare verso destra. Fischia, no, no, no. Ma dov'è il mare aperto? Non c'è neanche il mare aperto qua. Sono nella cacca, devo solo uscire dal cerchio. Dai, andiamo dritti così. Renditi anonimo sta cippa. Figata però dalla panchina, Lawrence, ragazzi. Washington è morto. Mi sembri deluso. Hai visto anche tu com'era ridotto. Sarebbe comunque morto entro un mese. E altri due templari sono fuggiti. Stanno cercando il manoscritto e la scatola. Ma avevano i manufatti? Non lo so. Forse. Non ne sono certo. Allora hai fatto la cosa giusta per la confraternita. Cercheremo dopo gli oggetti. Su col morale, Shay. Abbiamo messo i bastoni tra le ruote ai templari. Forse. Ma da quel che diceva Washington, non mi sembravano troppo preoccupati dalla perdita. È ciò che vorrebbe farti credere. Ma non lo so, Non lo so. Allora, uccidi Washington mentre sei mimetizzato. Oh, che bello. Che bello. Allora, non li cago mai questi, Però quando arriva random il 100% sono contento. Buttiamola giù così. Bello questo episodio, raga. Ed è solo il secondo. Adesso non so quanto durerà l'intero gioco, però... Trofeo giorni felici. Però ragazzi, bella, mi è piaciuta anche la kill. Il ricordo sembra essere frammentato. Quanto tempo è passato? Qualche mese, credo. Quel virus non ci lascia accedere ai ricordi completi, leggibili ma in disordine. Tra poco nelle colonie scoppierà la guerra dei sette anni. Concentrati sugli assassini. Daremo il massimo. Vero, zuccone? Caspita, mi la stavano... tenuta è triste ora che la signora Abigail e il piccolo Connor non ci sono più. Già, ho visto Achille piangere. È normale, no? È solo che non sembra triste. Sembra furioso. Mi preoccupa. Sta affrontando la perdita, come tutti noi. Lo so, ma sono passati mesi e non abbiamo fatto altro che cercare il manoscritto e la scatola. Lo chasseur ha una pista sulla scatola. Incontreremo lui e Chevalier a St. John. Anche Chevalier. Allora il mio umore non migliorerà. Perché? Quando perché Chevalier ha detto che chi possiede manufatti può accedere a luoghi di grande potere. Che intendeva? Non credo di averci capito molto. Ne ho parlato a lungo con Adewale. Crede che la scatola possa proiettare parole o immagini. Tipo lanterna magica? Sarebbe? Dai, come la lanterna magica che padre Connolly metteva nel seminterrato della chiesa. La scatola aveva una candela dentro e davanti c'erano delle lastre di vetro. Noi vedevamo le immagini proiettate sul muro, come le cattedrali a Roma, grandi, luminose. Ah, sì, una cosa simile. Solo che interpreta anche lo strano linguaggio del manoscritto. Se le lastre fossero in latino, le tradurrei. Ma com'è possibile? Chi lo sa? Temo che non capiremo mai come funzionano i frutti dell'Eden. Ci vediamo nel prossimo episodio con la continuazione di Assassin's Creed Rogue. Tantissime cose ancora e mi piace perché c'è molta storia questa volta. Qui, in questo gioco, rispetto a Black Flag, c'è molta storia intrecciata con gli altri Assassin's Creed. Quindi tanta roba. Mi piace. E poi mi è piaciuto anche il gameplay, vi dico la verità. Alla prossima, ragazzi, ci vediamo nel terzo episodio.